Nel libro Ho visto partire il tuo treno di Elsa Di Giorgi, c'è un lungo capitolo che riguarda il rapporto d'amicizia, di stima, di fascinazione che Elsa Di Giorgi ha avuto per Anna Magnani. Luca Magnani, un ricordo di questa amicizia, di questo rapporto, di questo incontro fra Elsa Di Giorgi e Anna Magnani? Beh, Elsa è stata una grande amica di mia madre negli anni 60. Si conoscono da prima della guerra, però poi io l'ho conosciuta negli anni 55-56, per cui posso parlare da lì in poi. Ed era una persona molto. C'era un bel rapporto tra lei e mia madre, un rapporto che c'era già da parecchio tempo. Ed era una persona, devo dire, ma io me la ricordo molto, molto piacevole, molto colta, preparata, intelligente, polemica, battagliera, ma era una bella persona, insomma. E poi c'aveva 3.000 interessi, si occupava di tantissime cose, era una persona affascinante, insomma, un po' fuori dal tempo, nel senso che c'aveva un rapporto con la realtà un po' suo, perché lei viveva un po' un suo mondo. Difatti era un po' fuori dal tempo in certe cose, no? Mentre la vita era piuttosto abbastanza dura anche in quegli anni, lei viveva in una sua realtà e in una sua fantasia che erano un valore. Ma c'è qualche ricordo personale, per esempio, non so, di Santa Vice Circe o Sì, della. beh, no, c'erano tanti ricordi. Ci sono i ricordi di Roma e i ricordi di San Felice. I ricordi di Roma, ad esempio, mi ricordo le serate di Sanremo, no? Che oggi dire Sanremo è come dire la finanziaria, insomma, personalmente la trovo una cosa insopportabile, demenziale. All'epoca, invece, che c'era un'Italia molto più naif, meno interessata a scandali quotidiani, per cui Sanremo diventava un evento, era uno degli eventi. Oggi ci impongono che sia un evento, mentre allora era un evento. E mi ricordo che facevamo delle serate a casa di mia madre, che c'era proprio si riuniva tutto un gruppo di artisti, intellettuali, c'era Amidei, c'era Trombadori, Suso Cecchi, Silvia, la figlia, Masolì, tutti quanti, Lele, il marito di Suso, Franco Monicelli, ma tutti insomma, e ci si riuniva per questa festa, questa la serata di Sanremo, che poi finiva in un pranzo, una cena, e venivano tra l'altro anche c'era Franco Monicelli, che era il fratello di Mario, e Alberto Sordi, che erano due enfant terrible, nel senso che la provocavano, no? E lei molto intelligentemente si faceva provocare, e il pezzo forte era che quando Elsa sentiva il bolero di Ravel andava in trance, ossia lei c'aveva le capitava qualcosa di indescrivibile, incominciava a ballare questo bolero di Ravel, e c'era Franco Monicelli e Alberto Sordi, che erano due figli di buona donna, che la provocavano, per cui diventava un gioco collettivo di sfottò ma affettuoso, e lei era talmente intelligente che accettava questo gioco, sfottendo poi lei a sua volta, loro nemmeno se ne accorgevano, coloro che la prendevano in giro. Questo era un ricordo molto divertente. Al Circeo invece era, poi negli anni successivi, questo era quando ormai non c'era più queste riunioni, non c'era nemmeno più mia madre. E lei c'aveva a casa sua, che era una casa stupenda, fatta dall'architetto Valente, era una casa piccola, ma era un piccolo capolavoro, piena di libri, piena di vita, piena di personalità, insomma, respiravi un'atmosfera veramente particolare, dove a casa sua c'era la crema degli intellettuali dell'epoca, era una specie di piccola Arcadia, ossia lei era una piccola Cristina di Svezia, invece che Cristina di Svezia, Cristina di San Felice, dove riuniva questi intellettuali e finiva poi con una cena, ed erano momenti molto divertenti, molto piacevoli. Poi la incontravo, quando io uscivo in barca, la incontravo sulla scogliera sotto lì, che si chiama I Pinguini, dove stava lei con Maria Grazia, e che raccoglievano le patelle, insomma, faceva una vita molto, molto marinara. Insomma, era una persona molto, molto piacevole, che il tempo non passava mai.
due persone apparentemente diversissime, Anna Magnani ed Elsa De Sì, Giorgi, totalmente. totalmente Ma diverse. proprio la loro diversità le solidificava la loro amicizia, insomma. Racconta, per esempio, la De Giorgi, ho visto partire il tuo treno, di essere stata un po' una sorta di pecera nel rapporto Pasolini-Magnani, che era un bellissimo rapporto, ma su cui, dice la De Giorgi, la Magnani rimproverava Pasolini di metterla a confronto con una realtà troppo cruda, troppo oggettiva, mentre lei era una grande interprete, la sua verità totale, la recuperava attraverso l'interpretazione. La De Giorgi dice che ha fatto questo lavoro di mediazione in qualche modo fra Pasolini e Magnani perché si potessero capire, ed allora pare sia nato un grande amore. Ti ricordi qualcosa di questo? Io di questo non mi ricordo, so che il film Mamma Roma personalmente a me non piace, trovo che sia un film non riuscito, proprio perché non si sono intesi tra lei e Pasolini, ossia Pasolini era abituato a lavorare con dei non attori e li voleva far diventare attori, mentre mia madre era un'attrice che quando recitava non era attrice, ossia, per cui c'erano due grosse personalità, Pasolini, persona di grandissima intelligenza, di grandissimo talento, che non ha capito che forse c'era qualche cosa che non andava bene. E mia madre forse non ha capito che, non lo so, io quando vedo quel film, ogni volta che vedo quel film mi dà fastidio, perché trovo che lei è proprio fuori misura. Se tu fai il paragone, Campo di Fiori, che il tema è lo stesso, grosso modo. E come si chiama, Mamma Mamma Roma. Roma che c'ha la bancarella, una sembra una popolana, l'altra sembra la signora dei Parioli che c'ha una bancarella, voglio dire, c'è qualcosa che non funziona, per cui non lo so di che colpa è. Certo che non c'è stata un'intesa tra loro due, perlomeno sul piano artistico, che poi sia scaturita un'amicizia importante. Non ci sono dubbi, professionalmente però non c'è stata sintonia, insomma, dire, lei va al mercato con le scarpe di Ferragamo, voglio dire, insomma, queste cose o truccata, tutta pettina, voglio dire, non ha, tu vedi che è un personaggio che non sta insieme a Citti, insieme a tutto il contorno, eccetera, eccetera, lì c'è un errore bestiale e credo che questo dipenda dalla non intesa tra loro due, insomma. E in quegli anni, in questi rapporti appunto fra persone così diverse, ma che trovavano dei punti d'accordo, che trovavano dei punti in comune, che conversavano, che Certo. discutevano, hai un ricordo di qualche serata particolare in cui si No, sono perché trovate? Pasolini Si non trovate... frequentava molto casa nostra, anzi io devo dire che nelle serate divertenti, le famose serate con la Ruzza che mia madre c'aveva, non c'era mai. Io No, no, ma credo. ricordo, ti chiedo proprio fra Elsa De Giorgi e la Magnani, nel senso se hai un ricordo particolare di qualcosa di... Riguardo il film, riguardo No, Pasolini. riguardo proprio a queste serate in cui si mischiavano persone così diverse che trovavano però punti d'accordo, una discussione particolarmente feroce su Avvenivano delle grandissime qualcosa. discussioni a livello politico, ad esempio, ossia sul lavoro non avvenivano discussioni, per cui queste serate erano al di fuori dei rapporti lavorativi, anche se poi venivano persone che facevano lo stesso mestiere, lo stesso lavoro, ma no, non c'erano, proprio il lavoro era tenuto fuori, era solo l'incontro, il piacere di stare insieme e casomai di parlare di politica, ma cose al di fuori di quello che era il lavoro, insomma, questo era. Quindi non erano finalizzate a null'altro che al piacere di Sì, trovarsi certo, no, insieme fra persone con esperienze più sì. diverse. Poi c'erano grandissime polemiche, c'era Amidei che era un cavallo indomabile, per cui c'era Antonello Rombadori, voglio dire, c'erano il vecchio PC, il nuovo PC, insomma, discussioni a non finire, polemiche, strilli, urla, ma in senso divertente e positivo, ma ad esempio sul piano del lavoro non c'era proprio, insomma, per fortuna, Sì. parlando, insomma, se no. E rispetto al Circè, invece, appunto, parlavi di questa casa dell'architetto Valente, che era Lei appunto aveva sta l'ateliere. casa, era bellissima, lei addirittura aveva tre case, c'era un bel terreno, si era fatta tre case, che poi man mano ha venduto perché poi lei si è intignata sulla causa con i quadri, poi con il fatto di voler fare questa scuola di teatro,
proprio non vivendo una realtà presente e per portare avanti le sue convinzioni, alla fine ha perso tutte queste cose, insomma, questo a me mi dispiace molto. La casa ultima però l'ha tenuta. Quella... Quindi si può dire che insomma le sue scelte la De Giorgi le ha pagate di persona. Certo, le era una persona, sì, era sì, una persona sì, che ha sempre... Ha pagato di suo. Ha pagato di suo per le sue scelte. Certo, certo, questo era un valore molto importante. È perché una cosa che molti ci hanno raccontato appunto era questa sua grande generosità e questa sua... così disponibilità agli altri ma usando del proprio, sì, senza cercare dagli altri, ma mettendoci tutto di suo, e forse è stato un errore.